Salve a tutti, bentornati nel mio canale, alterno argomenti di andrologia e urologia. Dal congresso italiano ibrido del 2020, ibrido perché è stato, come potete ben capire, fatto in sede ma anche molto a distanza con vari webinar e delle rappresentazioni degli argomenti. Un argomento molto importante dibattuto è stato la biopsia target della prostata, ossia quando arriviamo dopo un PSA elevato, dopo un sospetto clinico, dopo una risonanza magnetica sospetta all'esecuzione della biopsia. Come deve essere fatta? Come deve essere interpretata? Le vie di accesso. Vi riassumo brevemente interventi e discorsi di preparatissimi colleghi che ho seguito con attenzione. Essenzialmente l'indicazione alla biopsia oggigiorno ci costringe ancora a pensare di eseguire una biopsia target, quindi sulla lesione che la risonanza ci ha individuato, e questo a tutt'oggi con la tecnica fusion, cioè l'operatore fondendo le immagini della risonanza prima eseguita con l'ecografia transretale real time, fonde le immagini e il sistema ci indirizzerà l'ago, ci dirà la via dove poter fare in maniera più selettiva e mirata biopsia target, appunto la biopsia della zona sospetta, 3-4 core, 3-4 prelievi. Non finisce qui, viene consigliata vivamente io la chiamo mappatura, insomma la biopsia sistematica, cioè andiamo a prendere anche altri territori della prostata non segnalati dalla risonanza perché potremmo trovare una neoplasia della prostata clinicamente significativa. Non vi nascondo, mi è capitato ieri in un paziente, biopsia sul focus, biopsia target negativa, ma presenza di un Gleason 3 più 3 in una zona fatta con questa forma di biopsia sistemica che accompagna, diciamo, la biopsia principale e quella target, però dobbiamo avere riferimento anche di altre zone della ghiandola prostatica. Esistono varie tecniche, non sto qui a parlarvene, cognitiva, onboard. Al momento la tecnica assistita e quindi la tecnica fusion assistita è quella consigliata, anche se il futuro dai grossi esperti viene indicato come una tecnica cognitiva e senza l'uso della fusione delle immagini. Ma andiamo intanto sull'attuale. Vie di accesso, la transrettale è probabilmente la più comoda, la più codificata, specialmente in Italia, ma vivamente viene consigliata la via transperineale per una minor presenza di infezioni, argomento molto importante. In Australia non hanno infezioni, usano solo questo accesso. Il fastidio o dolore può essere lenito con una sedazione locale, con un'anestesia locale a livello apicale della prostata e con una lidocaina sotto cute. Questo quindi l'approccio transperineale è quello consigliato, tecnica fusion, target e mappatura e biopsia sistemica. Questi sono i messaggi più importanti. Molto fa chiaramente l'esperienza. Dico sempre che non è la racchetta che ci fa vincere Wimbledon, ma il braccio. Quindi ci vorrà un Federer che ci farà la biopsia. Io ho un paio di colleghi, i miei biopsizzatori, a cui affido il paziente per la sicurezza, a cui faccio parte del rigore. Ognuno ha il suo ruolo in una squadra, quindi bisogna avere collaboratori, esperti, molto più capaci, che si dedicano a quell'argomento. E devo dire, porta spesso dei risultati ottimali, l'interesse è la salute del medico, non che il medico faccia tutto per sembrare più bravo, è la salute del paziente, chiedo scusa, è appunto non tanto la saccenza o la bravura del medico stesso, come obiettivo anche in squadra coordinarci, obiettivo diagnosi, terapia e salute della persona. Cosa fare quando la risonanza ci dà un target, la biopsia è negativa? Allora, innanzitutto si è visto che, come vi dicevo, la qualità del radiologo anche a livello di diagnostica, non solo di biopsia a livello di urologo che esegue la biopsia, ma anche il radiologo che esegue la risonanza, quindi la sua esperienza, la qualità del tomografo, le fasi che vengono utilizzate, tantissimo. Possiamo avere delle PIRAZ di 4 o di 3 che poi vengono rivalutati a zero e quindi non sempre la risposta della risonanza, sia in senso negativo che positivo, per forza è una diagnosi assoluta. Possiamo avere dei PIRAZ 3 o 4, quindi una pseudocertezza della presenza di un nemico che poi non viene trovato perché quella zona poteva essere una zona di adenoma, una zona di prostatite. Quindi anche su questo non andiamo subito in panico, in ansia, se una risonanza ci identifica un PIRAZ di 3 o di 4. Chiaramente vi è un obbligo di un percorso diagnostico. Quindi se noi abbiamo un PIRAZ di 3 o di 4, eseguiamo la biopsia target e sistemica e viene negativa, cosa fare?
Non possiamo abbandonarci, non possiamo accanirci. Chiaramente siamo costretti a 6 mesi di distanza, in modo che non ci sono più artefatti del sangue, a ripetere una biopsia, una risonanza magnetica multiparametrica che, se riidentifica in quella zona un sospetto, ci obbligherà a fare quindi nuovamente una biopsia target, da questo punto di vista mirata alla zona. Questo è un percorso che ci dà una grossa certezza, perché se proveniamo da 2 risonanze e proveniamo da 2 biopsie, se anche in questo caso vi è un'esclusione della neoplasia, si entra in una forma di sorveglianza dove il paziente periodicamente eseguirà il PSA. Chiaramente la risonanza sarà di ausilio, con cadenza semestrale o annuale, e non dico con protocolli americani, ma chiaramente periodicamente anche una biopsia, se clinicamente il PSA inizierà un po', io dico scherzosamente, a fare lo spiritoso, a muoversi, sarà comunque obbligatorio. In ogni caso, il messaggio da portare a casa: approccio transperineale, tecnica fusion, biopsia target più biopsia sistemica, sono questi i passi che ci indicano linee guida, dipendenti molto dall'esperienza, dalla strumentazione. Ecco perché è bene rivolgersi anche in centri che si dedicano in maniera attiva a questo, in hub dove ci sia una grossa esperienza, dove ci siano grossi numeri, dove la manualità e la capacità interpretativa del radiologo e poi dell'urologo siano ad alti livelli. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.